tenersi il 29 marzo del 2020, che soprattutto dopo il suo svolgimento. E ciò nonostante che si sia trattato di esprimere un parere sulla modifica di ben 3 articoli della parte della Carta fondamentale che delinea l'ordinamento della Repubblica, gli articoli 56, 57 e 59. In estrema sintesi, la legge costituzionale oggetto di referendum e sulla quale si è espresso favorevolmente il 69-64% dei votanti, prevede la riduzione del numero dei seggi parlamentari in misura pari a circa il 36,5%. In particolare alla Camera dei Deputati, i seggi passano da 630, di cui 12 la circoscrizione estero, a 400, 8 per la circoscrizione estero. Al Senato i seggi passano da 315 a 200, mentre il numero dei senatori a vita diventa un numero chiuso. La fondazione del Circolo Fratelli Rosselli, che è attenta anche ai temi istituzionali, ha inteso dare con questo incontro un contributo per comprendere la portata della scelta oggi operata dal legislatore e dal corpo elettorale. In questa logica, quindi, io passerei la parola a Baldo Spini, al presidente della Fondazione, che è anche il coordinatore di questo incontro e che, per fortuna mia, non ha bisogno di essere presentato, perché tutti sanno chi è. Quindi a Baldo passerei la parola. Grazie Paolo, ma non per scambiarsi complimenti, veramente Paolo è stato la persona che più ha voluto fortemente questo incontro, quindi dobbiamo ringraziare lui. Può sembrare un po' incongruo in questo momento in cui le preoccupazioni sono soprattutto per la salute o per l'economia di accendere i riflettori su questo tema, ma in realtà non credo che sia incongruo, soprattutto se si pensa che, diciamolo francamente, questi avvenimenti della pandemia hanno anche messo in luce la necessità di investire impegno sulla preparazione di una nuova classe dirigente sia a livello nazionale che a livello territoriale, che dovrà poi gestire la fase successiva al Covid. Ora, avere una buona classe dirigente sia a livello nazionale che territoriale, regionale, locale, dipende da tanti fattori, ma certamente dipende anche da che tipo di legge elettorale abbiamo. Per esempio, molti di noi, non so, forse la maggioranza dei presenti, ma comunque molti di noi sono convinti che il passaggio dal Mattarellum al Porcellum è stato veramente negativo dal punto di vista della rappresentatività, dell'autorevolezza e quindi anche della formazione della classe dirigente dei parlamentari del nostro paese. Ecco perché riteniamo che una classe politica avvertita non possa eludere o rinviare, diciamo, i temi che sono proposti come conseguenza, e sono evidentemente i temi della rappresentatività territoriale, del modo di elezione, del rapporto col governo, i temi che di fatto la riduzione del numero dei parlamentari comporta. Ma è bene invece che ci si misuri, è bene che lo faccia con la maggiore pubblicità possibile e che naturalmente si arrivi poi a dei risultati che possano conciliare le esigenze di rappresentatività con le esigenze di governabilità. Tutti leggiamo i giornali e sappiamo che si parla di un ritorno al sistema elettorale. Qualcuno scherzando dice ritorniamo al vicolo corto, come nel vecchio gioco di Monopoli. Ma certo, se si tornasse sic et simpliciter al vecchio sistema, avremmo poi anche i problemi del vecchio sistema. Quindi, se quella sarà la direttrice, cioè tornare al sistema proporzionale, il tema che verrà proposto oggi è con quale garanzie di governabilità e di rappresentatività. Io chiudo dicendo che sono d'accordo con quello che diceva a suo tempo Sartori. Non è che esiste il sistema elettorale perfetto. Possiamo avere un buon sistema proporzionale o un pessimo sistema proporzionale, possiamo avere un buon sistema maggioritario o un pessimo sistema maggioritario. Il problema è quale sistema adottiamo. E è chiaro che lo spossessamento dell'elettore della possibilità di eleggere il suo rappresentante rappresenta secondo me un fatto negativo, è stato fatto appunto col Porcellum, poi un po' attenuato, via via attenuato, ma insomma si è cercato di mantenerlo in forza. Aggiungo che uno dei temi
che è trattato molto dalla nostra fondazione e che potrebbe tornare anche questo di attualità, sarebbe l'attuazione dell'articolo 49, che poi ci starebbe bene con una nuova legge generale, no? Elettorale, anche di rapporto con l'esecutivo, col governo, visto anche che l'evoluzione che per esempio la vicenda del Movimento 5 Stelle ha avuto rispetto alla sua piattaforma, alle sue modi di votazione, forse potrebbe esserci lo spazio oggi per un'attuazione dell'articolo 49 che rinvigorisse la possibilità di partecipazione dei cittadini alle vicende della politica. Ma non voglio sparare tutte le mie cartucce ora, se posso magari interverrò in coda, e credo che però questo serva per chiarire perché noi in questo momento così difficile riteniamo però comunque necessario e importante affrontare questo tema. Perfetto, grazie a Valdo di questa sua introduzione e passerei la parola a Enzo Cheli. Anche il professor Cheli non ha necessità di presentazione, docente di diritto costituzionale fino dal 1963, è autore di oltre 200 lavori di monografie, saggi, articoli sui temi fondamentali del diritto costituzionale, giudice della Corte Costituzionale, ne è stato il vicepresidente, presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, accademico dei Lincei, direttore o presidente di numerosi comitati, associazioni, fondazioni culturali. Mi permetto anche di ricordare che è stato presidente del Circolo Fratelli Rosselli. Il professor Cheli è la persona più forse titolata per introdurci in questo complesso tema di diritto costituzionale. Passo dunque la parola al professore. Grazie Paolo e grazie Valdo. Come è già stato ricordato, la riforma che ha condotto alla riduzione del numero dei parlamentari dopo la promulgazione avvenuta il 19 ottobre scorso è ora definitiva, anche se diverrà operativa soltanto con l'inizio della prossima legislatura. Questa riforma, apparentemente circoscritta, apparentemente limitata, in realtà è una riforma carica di potenzialità per il futuro del nostro Parlamento e vorrei dire più in generale per il futuro del funzionamento della nostra forma di governo parlamentare. E questo perché questa riforma rappresenta soltanto il primo passo di un percorso riformatore che inevitabilmente andrà sviluppato già nel corso di questa legislatura e forse anche nelle legislature successive. Verrà sviluppato a più livelli, a livello costituzionale, a livello legislativo e a livello dei regolamenti parlamentari. Il primo livello che questa riforma mette oggi in campo è proprio quello che forma l'oggetto di questo nostro incontro oggi, è il livello della legge elettorale della Camera e del Senato, che la riduzione dei parlamentari impone subito di riformare con riferimento alla dimensione e al numero dei collegi elettorali. La legge attualmente in vigore, la legge elettorale in vigore, cosiddetto Rosatello, una legge Rosati, necessariamente va adeguata nel numero dei collegi, nelle dimensioni dei collegi, al fatto che oggi, dopo la riforma, la composizione del Parlamento è numericamente più limitata. A questa riforma, prima riforma necessaria dei collegi, il governo oggi sta già lavorando, perché questa riforma deve essere varata per un impegno fissato già da una legge del 2019. Questa riforma deve essere varata entro 60 giorni dall'entrata in funzione della riforma costituzionale, appunto varata il 19 ottobre. Perciò entro la fine dell'anno questo primo passaggio relativo alla revisione dei collegi elettorali va varato. Ma al di là di questa prima necessaria e anche urgente riforma elettorale che riguarda esclusivamente i collegi e che già è in fase di formazione, il mondo della politica ha da tempo posto in campo anche la prospettiva di una riforma più ampia, di una riforma più radicale, che viene a investire l'intero impianto della legge elettorale oggi in vigore, cioè della legge Rosato, che fu varata
nel dicembre del 2017 che ha retto le ultime elezioni. Questa prospettiva di una riforma più ampia del sistema elettorale che è stato utilizzato nelle ultime elezioni è nata in base a un accordo che è maturato tra le forze di maggioranza al momento della nascita del secondo governo Conte. Accordo diretto a sostituire il sistema elettorale vigente, che come sappiamo è per circa 2/3 proporzionale e per circa 1/3 maggioritario, per sostituire questo sistema elettorale che prevede la legge Rosato con un sistema interamente proporzionale. Questo accordo è stato ufficialmente motivato al momento della sua nascita proprio con la riduzione del numero dei parlamentari, che pone l'esigenza di un riequilibrio del sistema elettorale a favore delle minoranze, perché la riduzione dei parlamentari naturalmente riduce lo spazio della rappresentanza e perciò può incidere negativamente sulle forze di minoranza. Ma al di là di questa motivazione ufficiale esiste anche una ragione sostanziale che è largamente condivisa dall'opinione pubblica, che questa, alla base di questa riforma ci sia stata e ci sia anche l'intenzione di, attraverso un sistema proporzionale, ridurre il possibile peso che nella nuova legislatura potrebbero avere, secondo i sondaggi, le forze oggi all'opposizione e in particolare la Lega. Ora, su questa linea maturata all'interno della nuova maggioranza, di quella che oggi regge il governo Conte, è stata presentata alla Camera, ma già fin dall'inizio di quest'anno, un disegno di legge da parte dell'onorevole Brescia, e nel linguaggio corrente già si parla di Brescianellum, disegno di legge che interpreta proprio questo orientamento delle forze di maggioranza e che è diretto a sostituire l'attuale sistema elettorale misto con un sistema interamente proporzionale, che prevede prima l'abolizione dei collegi uninominali, poi una clausola di sbarramento al 5%, poi il divieto di coalizioni e infine il riconoscimento alle minoranze che abbiano però raggiunto un certo risultato in alcuni collegi, in 3 collegi, un cosiddetto diritto di tribuna, cioè una presenza non di grande peso, ma comunque una presenza che consenta anche alle minoranze di poter intervenire nel processo parlamentare. Questo disegno di legge per il momento risulta bloccato alla Camera per le controversie che sono sorte intorno alla misura della clausola di sbarramento, si parla dal 5 al 3 al 2, e in ordine, e questa è la ragione più di fondo, la stessa scelta del metodo proporzionale, cui alcune forze, in particolar modo la Lega, contrappongono la preferenza per un sistema interamente maggioritario, cioè esclusivamente fondato sui collegi uninominali. Voi ricorderete che la Lega tentò, per raggiungere questo risultato, anche di varare un referendum popolare all'inizio dell'anno, che la Corte Costituzionale però non ha ammesso. Siamo quindi oggi in presenza di questa situazione. In materia elettorale si contrappongono due visioni radicalmente contrapposte, una interamente proporzionale e l'altra interamente maggioritaria. Due visioni tra cui alla fine occorrerà trovare un punto di compromesso. Questo è oggi lo stato dei fatti, realtà da cui bisogna partire per cercare di dare risposta alla domanda che si pone in questo nostro incontro. Alla luce della riduzione apportata nel numero dei parlamentari, verso quale sistema elettorale appare oggi più utile, più conveniente orientarsi ai fini di un rafforzamento e di un miglioramento della funzionalità del nostro impianto democratico? Per rispondere, per dare una risposta a questa domanda, io credo che occorra muovere da alcune considerazioni. Faccio rapidamente 3 considerazioni. La prima riguarda l'evoluzione storica che i sistemi elettorali hanno avuto nel nostro Paese nell'arco della nostra esperienza repubblicana. Su questo piano vediamo che l'Italia, nella fase iniziale della sua Repubblica, ha goduto di una notevole stabilità nella legislazione elettorale che per 45 anni, fino al 1993, ha utilizzato sistemi proporzionali pressoché allo stato puro, sia per la Camera che per il Senato.
sistemi che hanno potuto funzionare sia perché strettamente connessi a una Costituzione che era nata su un impianto parlamentare garantista. La finalità fondamentale della Carta Costituzionale non era tanto la governabilità quanto la rappresentatività del sistema politico, sia perché ha potuto funzionare perché sorretti questi sistemi da un sistema di partiti stabili e bene organizzati. A tale fase iniziale, che è durata ben 45 anni, è succeduta poi una fase di grande instabilità, fase che ormai si prolunga da 27 anni, dal 1993, e che ha visto la successione di tre diversi sistemi elettorali, con la legge Mattarella nel 1993, con la legge Calderoli nel 2005 e con la legge Rosato nel 2017. Questa seconda fase è stata caratterizzata dalla ricerca, a mio avviso sinora fallita, di un ragionevole punto di equilibrio tra principio proporzionale e principio maggioritario. Ricerca che si è sviluppata prima con la legge Mattarella e in parte anche con la legge Cartaroli, nel tentativo di rafforzare la stabilità dei governi, si parlava di governi retti da partiti a vocazione maggioritaria, di rafforzare la stabilità dei governi attraverso la trasformazione del nostro sistema politico da multipolare estremo in bipolare e addirittura si pensava in bipartitico, pensando in particolare al modello inglese. Poi, dopo il fallimento di questa prospettiva, per la presenza di maggioranze, si è avuto alternativi di centrodestra, cioè si è avuto alternativi tra i due poli, ci sono stati, ma la prospettiva è fallita per la estrema rissosità delle maggioranze che si formavano al loro interno e alla fine per la nascita di un terzo polo con caratteristiche antisistema. E allora con la legge Rosato, con l'ultima legge, il tentativo è stato di riaprire la strada attraverso la proporzionale a governi di coalizione in grado di opporsi alla crescente presenza di queste forze antiparlamentari. Questo è un po' lo stato dei fatti della storia della nostra legislazione elettorale. La seconda considerazione riguarda la posizione della Corte Costituzionale, che negli anni più recenti è intervenuta in materia elettorale con due fondamentali pronunce: una sentenza del 2014 sulla legge Calderoli e una sentenza del 2017 sulla legge Renzi, legge il cosiddetto Italicum, che è entrata in vigore ma che non è stata di fatto mai applicata e poi abrogata. Con queste due pronunce la Corte ha posto alcuni punti fermi in tema di sistemi elettorali, punti fermi che il legislatore, qualunque soluzione in futuro vorrà adottare, è tenuto a rispettare. Con queste sentenze la Corte infatti, pur senza manifestare alcuna preferenza tra sistemi proporzionali e sistemi maggioritari, dal momento che la Corte riconosce che questa scelta è affidata esclusivamente alla discrezionalità del legislatore, ha espresso però le sue censure sia nei confronti di quei sistemi che prevedano un premio di maggioranza oppure una vittoria su ballottaggio, sganciati da una soglia minima di consensi ricevuti nel Paese. Cioè quei sistemi che vengono a alterare, come la legge Calderoli e come la legge Renzi, vengono a alterare irragionevolmente il rapporto tra maggioranza reale presente nel Paese e maggioranza parlamentare. Censura che poi la Corte ha anche esteso nei confronti di una scelta dei candidati affidata esclusivamente ai partiti attraverso l'uso di liste bloccate. Questi sono i punti che la giurisprudenza costituzionale ha fissato e che oggi oramai integrano il nostro modello costituzionale, per cui il futuro legislatore è tenuto a adeguarsi. La terza e ultima considerazione che vorrei fare riguarda il carattere condizionante, o come si dice performante, che i sistemi elettorali sono in grado di svolgere nei confronti dei sistemi politici, determinandone sia la struttura che gli sviluppi. E qui si viene a riproporre la domanda che ponevo all'inizio. Alla luce di questi elementi che ho richiamato,
Qual è il sistema elettorale che oggi possiamo considerare più congruo e più funzionale rispetto a una realtà politica come quella di cui oggi dispone il nostro Paese? Rispetto a questa realtà, per rafforzare le basi della nostra democrazia, la linea da privilegiare è quella della rappresentatività e di una garanzia per tutte le forze in campo, linea che conduce verso la scelta proporzionale, o è quella della governabilità, cioè della stabilità e dell'efficienza dei governi, che conduce invece verso la scelta maggioritaria? La risposta che sarei portato a dare, molto sinteticamente, a questa domanda, si fonda sul riconoscimento della gradualità che caratterizza sempre l'evoluzione pacifica degli ordinamenti democratici. Gradualità che nella scelta di un metodo elettorale in grado di incidere sugli sviluppi futuri del sistema politico dovrebbe in primo luogo evitare inversioni di marcia o rotture troppo brusche con l'esperienza del passato. E questo tanto più con riferimento a un assetto politico qual è il nostro, da sempre caratterizzato da una conflittualità molto elevata, si parla di un sistema radicalmente disomogeneo, il sistema italiano, conflittualità molto elevata per il cui contenimento ci dovremmo orientare verso la scelta proporzionalista che garantisce tutti, ma caratterizzato anche il nostro sistema da una frammentazione eccessiva che sempre per il suo contenimento orienta invece verso la scelta maggioritaria. Questa considerazione dovrebbe dunque, a mio avviso, guidarci, riprendendo i tentativi non riusciti del passato, verso la scelta di un modello misto, ma comunque in grado di equilibrare meglio di quanto non sia avvenuto in passato con le leggi successive al 1993, in grado di equilibrare la componente proporzionale con la componente maggioritaria, usando anche efficacemente a questo scopo, per la quota proporzionale, lo strumento della clausola di sbarramento. Sistema questo che, sulla scorta di quanto indicato dalla Corte Costituzionale, come sopra ricordavo, dovrebbe anche dar voce alla scelta diretta degli elettori o attraverso la presenza di collegi uninominali o attraverso il voto di preferenza. Ove questa via intermedia, questo recupero di un modello misto con dosaggi diversi da quelli del passato, risultasse difficilmente praticabile per la presenza di una volontà politica ormai consolidata irreversibilmente verso il sistema proporzionale puro, la scelta migliore in questo caso, allora a mio avviso, potrebbe essere quella di un sistema elettorale riconducibile al modello tedesco, cioè a un modello di sistema cosiddetto di proporzionale personalizzata. Modello che consenta agli elettori di esprimere un doppio voto disgiunto in un collegio plurinominale per la scelta del partito e in un collegio uninominale per la scelta del candidato, salvo poi calcolare la distribuzione complessiva dei seggi in base al criterio proporzionale. Questa scelta, in ogni caso, dovrebbe eventualmente anche attraverso il ricorso a meccanismi da introdurre a livello costituzionale, come esistono nella Repubblica tedesca, come la sfiducia costruttiva, dovrebbe comunque condurre a ridurre lo spazio della frammentazione, che resta il vero demone del nostro sistema politico e che dovrebbe, così da favorire, come primo obiettivo della riforma, la costituzione di maggioranze coese e coese, che è appunto il punto critico di tutta la storia dei sistemi elettorali italiani. E di riflesso di costruire un Parlamento in grado non solo di rappresentare correttamente la distribuzione delle forze nel sistema politico, ma anche in grado di funzionare bene. Grazie. Aspettate, sono. Ecco, ringrazio il professor Kelly per la sua solita chiarezza espositiva nell'essere riuscito a esplicitare in maniera chiara tutte le possibili strade che potremo percorrere per arrivare ad una soluzione
all'interrogativo, all'impegno posto dalla legge costituzionale da poco in vigore. E passerei la parola al professor Gianluca Conti. Professor Gianluca Conti, avvocato, è docente di diritto costituzionale nel Dipartimento di Giurisprudenza a Pisa, dove tiene anche il corso di diritto parlamentare. È anche lui autore di numerosissimi lavori su temi di rilievo costituzionale, e tra questi ha di recente dato alle stampe il volume che si intitola Temeraria è l'inerzia, il taglio dei parlamentari e le sue conseguenze. Mi pare che sia il tema sostanzialmente che stiamo qui affrontando, anzi facciamo un po' di pubblicità, e do quindi a lui la parola per farci sapere, ecco, come vede la situazione. Grazie mille Paolo, non ti nascondo che sono davvero un po' emozionato a parlare davanti a te, davanti al professor Cheri e anche, ho visto, davanti al professor Grassi. E quali sono le domande che pongono la riduzione che pone la riduzione del numero dei parlamentari? Ecco, se ci riesco proverei a condividere con voi una piccola presentazione che dovrebbe apparire sui vostri schermi, e queste domande direi prima di tutto interessano abbastanza poche persone. Questa è l'immagine di Google Trends e da Google Trends vediamo che le ricerche che riguardano il numero dei parlamentari hanno avuto un'impennata nel periodo del referendum e poi sono crollate progressivamente. Adesso interessano davvero a poche persone. Quindi sono contento di poterne parlare con voi, però devo ammettere che il mio libro non ha avuto un'impennata di vendite, anzi, non riesce a decollare. E questo si vede abbastanza bene con un raffronto tra le ricerche. Dopo questo incontro avrà un'impennata senz'altro. Mi auguro. E questo invece è il rapporto tra le ricerche sulla riduzione del numero dei parlamentari e il Covid. Si vede che tutti cercano il Covid e praticamente nessuno si preoccupa di riduzione del numero dei parlamentari. Come premessa, secondo me la prima cosa da mettere in chiaro è che, almeno a mio avviso, la riduzione del numero dei parlamentari non è e non può essere interpretata come solo una questione di legislazione elettorale o di geografia elettorale. In realtà, come ha detto il professor Kelly poco fa, è davvero una questione davvero molto più complessa. È più complessa perché coinvolge un livello, secondo me, decisivo, che è quello dei regolamenti di Camera e Senato, dove qualunque sia la soluzione che si adotta, le maggioranze rischiano di essere molto più risicate. E quindi si rischia di assistere all'emergere di quello che è un problema tipico delle giurie nel regno anglosassone, cioè il classico lone hold-out problem, quel problema che si ha quando la maggioranza dipende da un singolo e quindi il singolo può esercitare un forte potere di ricatto nei confronti della propria maggioranza, può ottenere dalla negoziazione politica dei vantaggi che altrimenti non potrebbe ottenere. Con la riduzione del numero dei parlamentari sicuramente le maggioranze parlamentari potranno ridursi e questo determina la necessità di una serie di contrappunti a livello di regolamenti di Camera e Senato. A mio avviso il contrappunto maggiore sarebbe quello della costruzione di uno stabile statuto delle opposizioni. Le opposizioni in questo momento si muovono in maniera molto attiva sul piano dei regolamenti parlamentari e cercano di sollecitare molto il governo nella fornitura di informazioni tempestive su quanto sta accadendo.
una delle ragioni per le quali il disegno di legge Brescia si è bloccato alla Camera è stata proprio la richiesta da parte della Lega Nord di elementi aggiuntivi da parte del governo per quanto riguardava la distribuzione dei collegi sul territorio, elementi che, per quanto mi sembra di aver capito, ancora non sono stati forniti. È certo che un Parlamento come quello di adesso, nel quale la maggioranza può essere ragionevolmente sicura di non essere maggioranza negli stessi termini nella prossima legislatura, e la minoranza può essere ragionevolmente sicura che se diventerà maggioranza non lo sarà come vorrebbe esserlo, potrebbe concentrarsi sullo statuto delle opposizioni. E probabilmente lo statuto delle opposizioni sarebbe il modo con cui noi potremmo cercare di superare il rischio di un hung parliament, di un Parlamento incapace di decidere. Rischio che considero non del tutto improbabile e che davvero mi spaventa come costituzionalista. Altra questione potrebbe riguardare le riforme istituzionali. Sulle riforme istituzionali sicuramente la soluzione più forte sarebbe quella che ha indicato il professor Chedi, una sfiducia costruttiva votata dal Parlamento in seduta comune. Questo probabilmente sarebbe il massimo contrappeso che questo tipo di riforma potrebbe richiedere. Non è quello di cui si sta discutendo in Parlamento, perché le riforme costituzionali di cui sta parlando in questo momento la Camera e il Senato riguardano la riduzione dell'età anagrafica per il voto al Senato e quindi l'attenuazione di ogni elemento di differenziazione tra i due bicameralismi, il rafforzamento dell'esito del voto referendario e altri istituti che cercano di innervare la nostra democrazia di elementi di democrazia partecipativa o comunque di elementi che potrebbero essere definiti in qualche maniera correttivi del modello rappresentativo. Se infine il nostro focus è come è oggi la legge elettorale, a mio avviso sicuramente la riduzione del numero dei seggi conduce alla semplificazione del meccanismo di trasformazione dei voti in seggi. Quindi porta inevitabilmente a dover semplificare molto i sistemi con cui si trasformano i voti in seggi. E questo, secondo me, rende abbastanza difficile la costruzione di sistemi misti. Sistemi misti che riescono a funzionare meglio con numeri più elevati, che permettono una più agilità nella distribuzione sul territorio dei diversi seggi. Riducendo i seggi si riducono anche i sistemi elettorali che si possono utilizzare e probabilmente questi sistemi si riducono o a un proporzionale in qualche misura corretto o a un maggioritario più o meno secco. La legge elettorale è un problema che forse dovremmo guardare prima di tutto da una invariante. Le leggi elettorali funzionano più o meno bene, non solo perché assicurano delle formule elettorali corrette, ma perché distribuiscono in maniera ragionevole i seggi tra le circoscrizioni. Cioè, uno degli elementi chiave per il funzionamento di un sistema elettorale è come i seggi sono distribuiti dal territorio. Questi temi debbono essere considerati a partire da una constatazione, cioè che allo stato dei fatti, nella legge 51 del 2019, che è la legge con cui l'attuale sistema elettorale dovrebbe continuare a funzionare, nel disegno di legge Brescia incidono sul livello circoscrizionale e neppure incidono sul meccanismo con il quale
i voti vengono trasformati in seggi a cascata e quindi dall'alto verso il basso, dapprima a livello nazionale per la Camera, quindi a livello circoscrizionale, da ultimo a livello di collegio, lo stesso ma solo con i due livelli, regionale e di collegio, al Senato. Sempre molto in generale, noi possiamo considerare la legislazione elettorale da due piani molto diversi. Uno, quello che forse ha dominato il dibattito a partire dal 1993. Un meccanismo che sia il più possibile razionale e che assicuri il più possibile la stabilità alla maggioranza. Il secondo, che forse è quello che ha dominato l'ideologia che si è formata negli anni dell'Assemblea Costituente, è molto più sostanziale. Il problema in questo caso è quello di assicurare un collegamento forte fra la rappresentanza e il principio maggioritario. A mio avviso, oggi come oggi, questo problema trova un grande ostacolo, che è la evaporazione del sistema dei partiti politici. Cioè, comunque noi si voglia affrontare il problema della legislazione elettorale, dobbiamo tenere presente che i partiti politici di oggi sono qualcosa di molto diverso dai partiti politici di Pizzorno, che negoziavano tra di loro dei fini non negoziabili, ma che diventavano negoziabili perché ciascuno di loro era portatore di un patrimonio morale ed etico che doveva fare i conti con altri patrimoni morali ed etici, e quindi erano possibili dei compromessi alti. Quel modello di partito politico, quel modello in cui il partito politico è una formazione sociale che assicura stabilmente il collegamento tra gli elettori e gli eletti, è un modello che allo stato delle cose mi pare che non si possa ritenere esistere nel nostro paese. E questo ci obbliga a discutere di legislazione elettorale in uno scenario molto diverso da quello in cui il problema è stato discusso all'interno dell'Assemblea Costituente o da quello con il quale se ne parla anche in Parlamento. Non vi nascondo, sempre a livello di pregiudiziale ideologica, è che è la mia sensazione che quando in Parlamento si parla di sistemi elettorali si cerca di far sopravvivere i partiti politici. Si cerca il modo con cui la forma partito politico può riuscire a sopravvivere. E sotto questo aspetto, secondo me, sia la legge elettorale di cui stiamo discutendo in questo momento, la legge 51 del 2019, quindi l'adeguamento, scusatemi, della legge Rosato alla riduzione del numero dei parlamentari, sia il disegno di legge 2329 atti Camera, quindi il modello prefigurato da Brescia, cercano disperatamente di tenere in rianimazione i partiti politici, cercano in qualche maniera di assicurare la sopravvivenza dei partiti politici. Passerei a qualche osservazione quasi di carattere aritmetico, che sono queste noiose tabelle. In queste noiose tabelle cerco di analizzare il funzionamento della legge 51 del 2019. Questa è la Camera dei Deputati, queste sono le diverse circoscrizioni nelle quali è diviso il territorio nazionale. Accanto ad ogni circoscrizione è indicato il numero degli abitanti, il numero dei seggi, quanti seggi debbono essere assegnati con metodo uninominale e quanti seggi vengono assegnati invece con metodo proporzionale. Da questa tabella ci si rende conto immediatamente di due cose che secondo me sono abbastanza significative per il funzionamento del sistema.
La prima cosa è che il rapporto tra seggi uninominali e seggi plurinominali, tra seggi uninominali e seggi assegnati con metodo proporzionale, cambia moltissimo. Passa dal 133% del Trentino Alto Adige, dove però ci sono davvero delle specificità che ci permetterebbero di tenere fuori questa regione dal campione che stiamo utilizzando, al 33% della Basilicata. Questo significa che la correzione funziona in maniera molto diversa, che in alcune regioni il seggio uninominale è in grado di trascinare i seggi proporzionali. Pensate al Molise, dove se uno è il candidato uninominale e uno è il candidato proporzionale e non è ammesso il voto disgiunto, mi sembra abbastanza inevitabile che il candidato uninominale trascini con sé il candidato proporzionale. Non c'è alcuna correzione del sistema. Pensate invece all'Abruzzo, dove la correzione è assoluta. 3 sono i candidati eletti con metodo uninominale e 6 sono i candidati eletti con metodo proporzionale. Qui c'è effettivamente una correzione. Però la correzione cambia davvero molto, come pure cambiano i rapporti tra gli abitanti e i seggi all'interno delle diverse composizioni. Quindi questo sistema è un sistema che può determinare una trazione fortemente differenziata a seconda delle diverse regioni. È un sistema che sotto questo aspetto svela una notevole irrazionalità. Lo stesso lo possiamo vedere in quest'altra tabella per il Senato, dove l'effetto è ancora più evidente. Guardate nel Piemonte, i seggi sono 14, 5 vanno con metodo uninominale, 9 vanno con metodo proporzionale. Il rapporto è del 56%. Nel Friuli Venezia Giulia un solo candidato viene eletto con metodo uninominale con un collegio di 1.220.291 abitanti, che però rappresenta l'intera nazione, come il candidato del Molise che viene eletto in un collegio di 313.660 abitanti. C'è forse un po' di differenza tra questi due collegi. È inevitabile considerare abbastanza diversa queste due realtà. È inevitabile che questi due senatori in qualche misura rappresentino diversamente la nazione, o comunque creino dei giochi diversi. Sotto questo aspetto, a mio avviso, la legge 51 del 2019 pone dei problemi di funzionamento, ma vi direi anche di interpretazione dei risultati elettorali all'indomani di una elezione, davvero molto complessi. Guardiamo adesso a quello che stiamo vivendo in questi giorni. Diceva il professor Cheli che ormai la riduzione dei parlamentari è realtà costituzionale, e lo è perché la legge costituzionale 19 ottobre 2020 numero 1 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020. Qui io ho dei dubbi, forse sono dei dubbi ingenui. La legge costituzionale numero 1 del 2020 non dice con esattezza quando entra in vigore. Non so se alle leggi costituzionali si può considerare effettivamente applicabile l'articolo 7 del testo unico del 1985, sulla pubblicazione delle leggi, e non so se entrano in vigore automaticamente dopo 15 giorni di vacatio legis. A mio avviso questa norma non si applica alle leggi costituzionali, perché l'articolo 7 parla esplicitamente di leggi, mentre l'articolo 15, se non sbaglio, del testo unico sulla pubblicazione delle leggi, quando parla di leggi costituzionali, parla di leggi costituzionali. Quindi secondo me la legge costituzionale 19 ottobre 2020 numero 1 è entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione. Non vedrei altre soluzioni,
e hanno efficacia differita soltanto le norme che vengono rinviate dall'articolo 3, se non vado errato, di questa legge costituzionale alla prima legislatura successiva all'entrata in vigore della legge costituzionale stessa. In ogni caso, l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, che nomina la commissione che dovrà provvedere al riordino dei collegi e all'assegnazione dei seggi nei diversi collegi, affida a questa commissione 30 giorni, che di conseguenza possono decorrere o dal 5 novembre del 2020 o dal 20 ottobre del 2020, ma che di sicuro stanno per scadere. Il decreto legislativo che invece dovrà far proprio il risultato dei lavori di questa commissione deve essere emanato entro 60 giorni, che anche in questo caso decorrono o dal 5 novembre o dal 20 ottobre, ma che comunque stanno per scadere. E quindi noi, come diceva il professor Cheri, alla fine dell'anno avremmo una legge elettorale che permetterà il funzionamento di un sistema basato su queste tabelle, su questi meccanismi che vi ho appena mostrato. Quindi un sistema non particolarmente facile da interpretare. Altre questioni riguardano il disegno di legge 2329, il disegno di legge Brescia. In questo disegno di legge niente cambia a livello di circoscrizione. Il sistema però diventa interamente proporzionale, con una soglia di sbarramento del 5% alla Camera e al 15% al Senato per le liste che superano questa soglia in almeno una regione. I problemi che questo disegno di legge pone, guardandoli in maniera abbastanza tecnica e basta, sono: in primo luogo continua a esserci un'assegnazione a cascata dall'alto verso il basso dei seggi, e quindi resta il problema dei seggi eccedentari e dei seggi deficitari, e quindi lo slittamento dei seggi, quel fenomeno che nel 2006 ha portato, se non sbaglio, un deputato dell'Udeur a essere eletto in Umbria con soli 3.000 voti, malgrado il suo partito avesse ottenuto soglie assai più alte in altre regioni. Può essere un problema marginale, però è un problema che rende difficile la percezione del sistema elettorale da parte dei cittadini. Poi il diritto di tribuna. Si dice alla Camera sono necessari 3 quozienti in 2 regioni. Vedremo tra poco che questo crea almeno un problema in Lombardia, perché la Lombardia da sola somma un numero di elettori tale per cui da sola potrebbe guadagnarsi i 3 quozienti in 2 regioni. Al Senato almeno un quoziente in una circoscrizione regionale, non so quanto questo possa accadere se non in casi davvero sporadici. Il quoziente del diritto tribuna è calcolato con il metodo di Imperiali, quindi dividendo la cifra elettorale per il numero dei seggi da eleggere più 2. Il problema che si determina però è che i seggi sono assegnati col metodo del quoziente naturale, quindi non si riesce bene a capire in via interpretativa chi perderà il seggio che viene vinto dal diritto di tribuna. C'è sotto questo aspetto un problema non del tutto indifferente da recuperare. Il problema, che faccio notare, è stato segnalato fin dalla primissima trattazione del disegno di legge Brescia in Commissione Affari Costituzionali, e che però inspiegabilmente non è mai stato corretto. La delega per la formazione dei collegi plurinominali è quella su cui mi vorrei soffermare un po' di più insieme a voi. Sotto questo aspetto la delega è abbastanza interessante, perché prima di tutto unifica il metodo sia per la Camera che per il Senato, e prevede che i collegi plurinominali in entrambi i casi debbano essere composti da un minimo di 3 seggi a un massimo di 8 seggi, con
una distanza massima del 20%, con un intervallo che non può andare oltre il 20%. Se proviamo a fare questo esercizio sia per la Camera che per il Senato, noi dobbiamo prendere la popolazione complessiva per il paese, dividere questo numero per il numero dei seggi da assegnare, in questo caso 392, lo moltiplichiamo per 3 e abbiamo il primo elemento della forchetta. Lo moltiplichiamo per 8, abbiamo il secondo elemento della forchetta, mediamo questi due elementi ed abbiamo il quoziente che possiamo utilizzare sulla popolazione delle diverse circoscrizioni per individuare quanti collegi ci saranno e quanti seggi andranno a formare questi diversi collegi. Facendo questo tipo di operazione, noi vediamo che, ad esempio, in Piemonte avremmo 3 seggi, 3 collegi, ciascuno dei quali elegge 5 seggi. In Piemonte 2, 2 collegi da 5 e un collegio da 4. Non vi leggo l'intera tabella, però vi vorrei far notare che, tranne alcune eccezioni abbastanza sporadiche, si ha un numero di seggi per collegio che è abbastanza armonico e che è compreso grosso modo tra 8 e 4 e quindi rientra in una forchetta tutto sommato ragionevole che può permettere, con l'unica eccezione della Val d'Aosta, nel quale si elegge però un solo deputato, un funzionamento non irragionevole del sistema. Lo stesso lo possiamo vedere, anche se in questo caso le forchette un pochino cambiano, al Senato della Repubblica, dove facendo la stessa operazione vediamo che più o meno il numero dei seggi per collegio è compreso tra 3 e 6 e quindi è abbastanza omogenea. Riesce a permettere la costruzione di liste corte e bloccate secondo quello schema del disegno di legge 2329 che possono non essere irragionabili. La conclusione. Il mio grande dubbio, lo confesso, anche se forse può sembrare una provocazione, è che non so quanto la riduzione del numero dei parlamentari, se considerata dal punto di vista di quel problema che vi ho accennato prima, l'hold out problem, il fatto che il singolo parlamentare in un'elezione con metodo proporzionale può avere un forte potere di maggioranza, di ricatto nei confronti della sua maggioranza. Ecco, la riduzione del numero dei parlamentari, considerata da questo punto di vista, a mio avviso forse non spinge verso un sistema proporzionale, forse spinge piuttosto verso un sistema maggioritario e forse verso un sistema maggioritario puro, che potrebbe non essere irrazionale nell'attuale crisi dei partiti politici. Certo è che il problema vero di fondo è quello da cui siamo partiti. I sistemi elettorali funzionano nella misura in cui riescono a dar vita ad una rappresentanza che è capace di giustificare il funzionamento del principio maggioritario. Se i sistemi elettorali falliscono in questa loro azione di riempimento di significato, il sistema è destinato a cambiare ancora una volta, e un'altra volta, e un'altra volta ancora, e poi da capo, finché diventa
talmente mutevole da non poter essere più fermato, che mi sembra un po' la situazione nella quale ci siamo trovati a partire dal 1994. Non so se c'ho la voce. Ecco, grazie a Gianluca Conti e la sua analisi veramente approfondita e per certi versi impietosa. E passerei la parola al senatore Parrini. Il senatore Parrini, Dario Parrini, ha una importante conoscenza delle istituzioni che ha maturato non solo negli studi universitari, ma anche, direi soprattutto, operando e impegnandosi in esse. Assessore prima e sindaco poi del comune di Vinci per quasi 10 anni, è dal 2013 deputato, è senatore dal 2018 e membro della Commissione Affari Costituzionali del Senato, della quale ha assunto dallo scorso mese di luglio la presidenza. Credo dunque sia la persona più indicata per portare avanti questo discorso che stiamo cercando di fare su cosa succede dopo il referendum. Grazie senatore, allora la parola a lei. Grazie a voi per l'invito, chiedo scusa per essermi connesso con ritardo e non aver sentito nell'intero intervento di Conti né quello del professor Kelly, ma immagino che poi ci sarà modo di fare un secondo giro di riflessioni, cercheremo di recuperare, ma un problema legato appunto alla attività di presidente di commissione mi ha costretto a una connessione tardiva. Io affronterei due temi. Il primo, perché io ritengo inevitabile scelta di scrivere una nuova legge elettorale come conseguenza della riduzione del numero dei parlamentari. Il secondo tema è perché io penso che il compromesso raggiunto all'interno della maggioranza che ha portato al deposito del disegno di legge Brescia sia nelle attuali circostanze il sistema migliore tra quelli realisticamente approvabili da questo Parlamento. Prima questione. Ho potuto seguire l'analisi del professor Conti. Io credo che, come abbiamo scritto nell'accordo della nuova maggioranza il 7 ottobre scorso, della cui stesura sono stato uno degli autori, il sistema misto della legge Rosato corretta pone due grandi problemi politici oltre a quelli tecnici che ha fatto ben presente il professor Conti. Il primo problema politico è l'entità irragionevolmente estesa, direi enorme, dei collegi uninominali al Senato, tanto da creare il convincimento diffuso, non solo mio, che sia molto difficile parlare di collegio uninominale in senso proprio, quindi che si regga sullo spirito della competizione uninominale quando si hanno ambiti territoriali di riferimento di oltre 800.000 abitanti. Si perde completamente lo spirito del collegio uninominale con collegi così vasti. Sappiamo bene che nella media, nei paesi dove il collegio uninominale è radicato e rappresenta un istituto di lunga data, la dimensione media è intorno ai 100.000 abitanti. Penso al caso francese, penso al caso inglese, dove operano sistemi puri, anche se a due turni in un caso e a un turno nell'altro. Penso anche a quello che successe in Italia dal 1994 fino alle elezioni del 2001, cioè la legge Mattarella aveva collegi uninominali che alla Camera erano intorno a 120.000 abitanti. Se il collegio uninominale ha
un'entità 5, 6, 7 volte superiore è una presa in giro. E questo è un problema. Il secondo problema riguarda il fatto che al Senato noi avremmo una irragionevole compressione delle possibilità di rappresentanza dei partiti minori nelle regioni più piccole e quindi una concreta minaccia al pluralismo. A questo abbiamo reagito non soltanto mettendo all'ordine del giorno la scrittura di una nuova legge elettorale basata su una formula non mista, ma anche mettendo in discussione, non so se qualcuno ne ha parlato, una riforma costituzionale a mio avviso molto opportuna in questa nuova stagione della politica italiana, e cioè il superamento della base regionale del Senato, che in abbinamento con l'abbassamento a 18 anni dell'età per eleggere i senatori dovrebbe portarci ad avere due sistemi elettorali e due platee elettorali uguali nelle due Camere, cosa che contribuirebbe in maniera decisiva a portare fino a zero il rischio di esiti diversi nel risultato di trasformazione dei voti in seggi alla Camera e al Senato, cosa che purtroppo ha creato molti guai in questo Paese. So bene che per molti, anche per me, la via maestra per superare questo rischio sarebbe stata quella del superamento del bicameralismo paritario, però sappiamo come mai ancora il bicameralismo paritario è tra noi, sappiamo che condizioni per superare l'esistenza di una Camera eletta a suffragio universale non si ravvisano, e quindi io penso che in questo quadro sia opportuno azzerare i rischi di esiti difformi e quindi avere sistemi elettorali e platee elettorali identiche nelle due Camere. Questo pacchetto di riforme costituzionali è completato e anch'esso trova posto nell'accordo del 7 ottobre a cui facevo riferimento, è completato dalla decisione, a mio avviso giusta, della maggioranza di non creare uno squilibrio nel collegio che elegge il Presidente della Repubblica, perché ad oggi il peso dei delegati regionali rispetto ai 945 parlamentari elettivi e ai senatori a vita è intorno al 6%, crescerebbe se il numero di delegati regionali rimanesse invariato a fronte di una riduzione del numero dei parlamentari elettivi e dei senatori a vita. Io non vedo ragione per cui si debba creare questo scompenso, e nella maggioranza è prevalsa l'opinione di indurre un riallineamento e quindi di ridurre il numero dei delegati regionali presenti nel collegio che elegge il capo dello Stato. Queste le ragioni che a mio avviso rendono impraticabile oggi, in senso politico ovviamente, tecnicamente lo sarà dopo l'emanazione dell'atto di segna nuovi collegi all'inizio del prossimo anno, che rende politicamente impraticabile il mantenimento della legge Rosati. Perché siamo arrivati al deposito della legge elettorale Brescia, della proposta di legge elettorale Brescia? Ora, io in questo caso ovviamente devo dirvi che faccio una riflessione da dirigente politico, perché dovessi fare una riflessione da appassionato da 30 anni di sistemi elettorali, o i miei preferiti sono tutti molto lontani dal sistema Brescia. Però mi parrebbe una perdita di tempo oggi parlarvi dei miei sistemi preferiti facendo finta di essere di fronte a condizioni politiche differenti da quelle che io invece tocco con mano ogni giorno, facendo il presidente della commissione prima al Senato e partecipando alla vita parlamentare. Noi, intendo noi del Partito Democratico in questo caso, abbiamo avviato la riflessione sul sistema elettorale da darci in luogo del Rosatellum, corretto, dicendo questo:
una cosa forse anche abbastanza controcorrente, non molto indagata e studiata, e dicendo cioè che bisognava che finisse nel nostro paese il derby, noi siamo il paese dei derby, tra sostenitori del maggioritario senza specificazioni e sostenitori del proporzionale senza specificazioni. Cioè, è mia opinione che ci sono sistemi proporzionali ben fatti che funzionano meglio per il paese di sistemi maggioritari mal fatti, e ci sono ovviamente sistemi maggioritari ben fatti che funzionano meglio di sistemi proporzionali mal concepiti. Questa idea non è molto popolare. Per esempio, il professor Dalimonte, che è un mio carissimo amico e con il quale spesso discutiamo di questo argomento, non condivide questo mio assunto e dice che l'obbligo di presentare alleanze prima del voto, e quindi la possibilità di dare ai cittadini il diritto di scegliere non soltanto il partito, ma anche un'alleanza di governo, che è, diciamo, la cosa implicita in ogni sistema maggioritario, è un valore talmente assoluto che anche un sistema maggioritario fatto male, come la legge Rosato, è meglio di un sistema proporzionale fatto bene, come una legge proporzionale con soglia 5. Io l'ho pensato per anni, questo non lo penso più. Non lo penso più perché non mi trincero nelle mie teorie senza tener conto di quello che è successo, e osservo che in Italia il sistema maggioritario, sì, nel 94, nel 96 e nel 2001 sotto forma di legge Mattarella, e nel 2005, 6, nel 2008 e nel 2013 sotto forma di legge Calderoli, e nel 2018 sotto forma di legge Rosato, sì, ha portato alla formazione di alleanze preelettorali. Ma queste alleanze preelettorali quasi sempre dopo il voto si sono sfasciate. E queste alleanze preelettorali si sono formate per ragioni di comodo più che per una vera condivisione di programmi. E soprattutto il sistema maggioritario a un turno, e questo secondo me è il principale limite che ha denunciato sia la legge Mattarella imperniata sui collegi uninominali, sia la legge Calderoli imperniata sul premio di maggioranza, ma anch'essa legge maggioritaria a un turno, ha dimostrato di non essere il sistema buono per ridurre quello che a mio avviso è uno dei grandi problemi della vita politica del nostro paese, e cioè la frammentazione parlamentare. Noi non abbiamo mai avuto così tanti partiti rappresentati nelle Camere come con la legge Mattarella, perché la legge Mattarella, essendo incorporato in essa l'incentivo ad allargare il più possibile le alleanze per non perdere i collegi marginali, portò alle carovane. E la legge Calderoli, pur non essendo imperniata sul collegio uninominale, ma sulla necessità di prendere un voto più dell'avversario, perlomeno in due casi su tre ha portato ad alleanze fortemente eterogenee, totalmente opportunistiche. E quindi io a quale conclusione sono arrivato insieme ad altri? Che o si ha la possibilità di fare in questo paese una legge elettorale a doppio turno, maggioritaria, e poi vi dico qual è quella che io considero la migliore, oppure se questa possibilità non c'è, è molto meglio che noi si arrivi a una maggiore facilità di formare governi attraverso una legge proporzionale con una soglia alta che non obblighi ad aggregarsi prima, ma faciliti l'aggregazione dopo, perché porta in Parlamento, dopo il voto intendo, perché porta in Parlamento un numero assai ridotto di forze politiche. Non sto parlando per il momento del modo in cui si scelgono gli eletti all'interno dei partiti, che credo affronteremo forse nel proseguo della discussione. Per ora sto parlando di come si distribuiscono i seggi tra i partiti.
Noi nella discussione all'interno della maggioranza ovviamente abbiamo espresso la nostra prima preferenza per una legge elettorale a doppio turno. Devo dire che io sono stato, credo anche Valdo Spini, non credo, so che lo è stato, per moltissimo tempo un sostenitore del sistema elettorale francese, quindi del doppio turno di collegio. E devo dirvi che dopo aver esaminato la storia della Francia e anche quello che l'applicazione tout court di quel sistema nel nostro paese potrebbe produrre, sono arrivato a una moderazione dei miei entusiasmi per il sistema francese, perché trovo che quel sistema funzioni in quel contesto istituzionale caratterizzato dall'elezione diretta del capo dello Stato e, con la riforma del 2000, dalla decisione di collocare le elezioni politiche nello stesso anno delle elezioni presidenziali e immediatamente a ruota delle elezioni presidenziali. Cioè, senza queste due cose, secondo me, quel sistema non funziona, e soprattutto quel sistema, come sapete bene, basterebbero esami veloci di alcuni risultati famosi, cito per tutti il 93, ma ce ne sono stati più di uno nella Quinta Repubblica, è un sistema che è esposto al rischio delle vittorie. Cioè, mai il centrosinistra, ma due o tre volte il centrodestra nella Quinta Repubblica hanno preso il 75-80% dei seggi alle elezioni politiche. E in una Costituzione come la nostra, che permette alla maggioranza assoluta, purché sia disposta a correre il rischio del referendum confermativo, di approvare una riforma costituzionale, secondo me avere il rischio di vincitori che arrivano oltre il 75% dei seggi è un rischio che è un rischio incorporato nel doppio turno alla francese, è un rischio che non si può correre. Da qui c'è la mia preferenza per il sistema del doppio turno nazionale, cioè di un sistema che sia a doppio turno, che consenta le coalizioni al primo e al secondo turno, ma che nel mentre garantisce che ci sia una maggioranza con i seggi per governare, predetermina il numero massimo di seggi che possono andare al vincitore e quindi non crea il rischio delle ipervittorie che sono squilibranti e pericolose. Come sapete, questo sistema, che abbiamo sperimentato a lungo per l'elezione dei sindaci, anche se pure in quel caso è collegato all'elezione diretta del titolare del potere esecutivo, è un sistema che, a mio avviso, con gli opportuni correttivi che sono stati suggeriti dalla Corte Costituzionale quando dichiarò illegittime parti importanti dell'Italicum, quindi non premio alla lista ma premio alla coalizione, possibilità di coalizione fin dal primo turno, e assegnazione del 55% dei seggi a chi vince, è ancora oggi, se io non avessi da discutere con altre forze politiche che la pensano diversamente, il doppio turno migliore che potremmo fare, anche il sistema più utile per il paese, anche perché permetterebbe, lo stiamo vedendo nelle amministrative, di sdrammatizzare il problema della difficile coalizzabilità delle forze prima del voto, perché in un doppio turno, come sapete, alleanze che non si sono formate al primo sono naturalmente determinate dagli elettori nelle urne del secondo turno, quando la lotta politica si semplifica. Ecco, devo dirvi che, e mi avvio a concludere perché sto prendendo molto tempo, che nella discussione fatta al tavolo di maggioranza e poi anche nella discussione fatta con le forze della minoranza parlamentare, cosa è emerso? Che l'unico partito che desidera il doppio turno in Italia è il Partito Democratico, e quindi il doppio turno se ne può continuare a parlare, ma non si farà. A quel punto, ma proprio il solo, non sto esagerando o forzando i termini della discussione, a quel punto io sono stato dell'opinione che valesse la pena indirizzarsi non solo verso un modello che aveva più consensi, e questo per un dirigente politico non è un elemento indifferente, ma
un modello intrinsecamente funzionante, cioè un modello con una soglia alta del 5%. Come sapete, in Europa una soglia più alta del 5% non ce l'ha nessuno tranne il Liechtenstein, ma non credo che si possa prendere il Liechtenstein come punto di riferimento per la nostra discussione. È una soglia robusta che semplifica la frammentazione, che riduce la frammentazione in maniera importante, e che a mio avviso in questa fase della storia politica italiana, dove un bipolarismo consolidato nella sua identità non c'è, dove molte forze politiche sono in via di ridefinizione della propria identità, è un meccanismo, ripeto, lontano dalla mia preferenza, che coincide con la mia storia di studi sull'argomento e quindi coincide con i sistemi maggioritari ben fatti, ma però in questa fase della nostra vicenda politica un sistema sensato, ovviamente tenendo conto delle obiezioni tecniche che ha fatto il professor Conti. Però, come sapete, è l'ultima notizia che do, in questo momento il disegno di legge Brescia è incardinato nella prima commissione della Camera, quindi non nella mia commissione, e è stato adottato come testo base quello della proposta di legge Brescia, ma non è stato ancora fissato un termine degli emendamenti. Sono state svolte le audizioni e credo nelle audizioni sia stato fatto presente anche qualche limite tecnico che sicuramente il sistema ha. Come sapete, i sistemi senza pecche tecniche non esistono. Personalmente ho molto apprezzato in controluce, anzi no, è stato esplicito, la critica che ha fatto il professor Conti ai sistemi a cascata che noi abbiamo in Italia dal 1993, perché abbiamo iniziato ad avere sistemi che partono dalla ripartizione nazionale dei seggi con la parte proporzionale della legge Mattarella, come saprà benissimo il professor Conti. Dal 1946 al 1992 abbiamo avuto un sistema del tutto diverso, che partiva dalle circoscrizioni e poi recuperava i resti nel collegio unico nazionale, assegnandoli all'inizio a liste bloccate presentate per il collegio unico nazionale, ma poi per molto tempo nella storia della nostra Repubblica di nuovo alle circoscrizioni sulla base dei migliori resti. Anch'io preferisco sistemi dal basso verso l'alto, sono più leggibili, più comprensibili per i cittadini e danno luogo a meno aporie. È una battaglia che ho già combattuto tre o quattro volte in tutte le ultime leggi elettorali discusse dai parlamenti in cui sono stato, cioè il primo Italicum, poi la legge Rosato 1, la legge Rosato 2, la modifica della legge Rosato. Per ora è una battaglia che ho sempre perso, ma continuerò a combatterla con grande convinzione. Non sono riuscito per ora a persuadere un numero sufficiente di colleghi che i sistemi dal basso verso l'alto sono migliori. Non dico niente sulla modalità di selezione degli eletti, immaginando che sarà oggetto di una parte ulteriore della nostra discussione. Spero di non essere stato troppo lungo. Grazie senatore, non è stato lungo, è stato anzi molto chiaro e molto preciso nelle sue chiarimenti. Passerei ora la parola alla dottoressa Irene Micali, ricercatrice all'Università di Firenze, ma anche partecipato, ecco, come candidata alle elezioni regionali toscane del 20 e 21 settembre, ci potrà, ecco, far conoscere anche il suo pensiero su questo tema che in maniera così profonda si sta affrontando in questo incontro. Allora, certo, la grazie. Parola a Irene Micali. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio Valdo Spini per avermi invitato a partecipare a questo incontro. Sono molto onorata di prendere parte a questo dibattito. Ecco, come diceva l'avvocato Gulini, io sono reduce dalla mia prima campagna elettorale
che è stata una campagna elettorale molto strana, molto particolare, visto che è stata una campagna segnata da una pandemia. Però, ecco, allo stesso tempo è stata una campagna elettorale che, segnata da un forte desiderio di partecipazione. Quello che ho potuto riscontrare è stato un impulso molto forte proveniente dal basso, dalle persone, che ogni giorno ho potuto vedere e sentire nelle settimane di campagna elettorale. Questo impulso insomma, lo confermano anche i numeri, anche perché alle regionali del 2015 l'affluenza al voto in Toscana era stata del 48,2%, mentre a quelle dello scorso settembre dell'oltre 63%, quindi quasi un 15% in più. E un 15% in più nonostante una pandemia, nonostante nel mezzo di un'emergenza sanitaria, nonostante le regole imposte da un'emergenza sanitaria e sicuramente non da ultima, nonostante la paura comprensibile e diffusa anche tra le persone. Quindi ecco, è un fatto che nella nostra regione, e prendo la Toscana come simbolo, l'obbligo del distanziamento sociale sicuramente non ha impedito alle persone di riversare questo fortissimo desiderio di partecipazione politica nelle urne. Ora, a mio avviso questo è un segnale importante, un segnale inequivocabile e forse in qualche modo anche un patrimonio che credo che non possiamo e non dobbiamo permetterci di disperdere. Credo sia un patrimonio che testimonia quella che è una ritrovata voglia di esserci dell'elettorato, una ritrovata voglia di darsi una voce, di darsi una voce più forte, una voce che chiede rappresentanza, quindi chiede di essere rappresentata e che chiede un vero e proprio esercizio di democrazia. Quindi mi sembra che per dare risposte, così come si converrebbe a tutto questo, è necessario che il cuore pulsante della nostra democrazia, che è il nostro Parlamento, possa essere messo nelle condizioni di funzionare al meglio. E perché questo possa accadere, a questa domanda di sempre puntuale rappresentanza deve corrispondere, deve fare in qualche modo da contrappunto un incremento dell'efficienza di questo organo del Parlamento, soprattutto in un momento come questo, in uno scenario dove c'è una forte incertezza e fragilità, forse soprattutto adesso che usciamo da anni di sistematica delegittimazione del nostro Parlamento, anni in cui forse la sua stessa importanza e il suo stesso ruolo in qualche modo sono, forse in più modi, sono stati criticati e messi in discussione anche costantemente. Quindi, insomma, in questo senso, mi sembra vada in questo senso il sostenere il disegno di legge costituzionale promosso dal Partito Democratico e nello specifico appunto dal senatore Parrini, appunto presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, sulla base dell'elaborazione anche del professor Cheli. Ora, io non sono una giurista, non sono una costituzionalista, sono una linguista, quindi il mio intervento rispetto a tecnicismi relativi al funzionamento del Parlamento non può che essere limitato, però ecco, mi sembra che il bicameralismo perfetto, il bicameralismo paritario italiano, così come lo conosciamo, insomma, già da tempo ci sta mostrando non,
non poche difficoltà a garantire l'efficienza di cui il Parlamento ha bisogno, e forse oggi più che mai ha bisogno di questa efficienza. Quindi il superamento di un bicameralismo perfetto, forse nell'ottica di quello che è stato elaborato dal professor Kelly come una sorta di monocameralismo temperato, non può che migliorare lo stato di salute e il funzionamento del nostro Parlamento. Quindi, come è stato detto, rendere il Parlamento in seduta comune, la sede unitaria dell'indirizzo politico, con nuovi compiti di votare la fiducia e la sfiducia costruttiva sulla base del modello tedesco, ridurre la navetta dei testi di legge tra le due Camere, o ancora raggiungere una differenziazione in qualche modo delle competenze, sicuramente tutto questo può certamente contribuire allo scopo, che è quello di restituire al Parlamento, anche agli occhi dell'opinione pubblica, quella centralità che il nostro Parlamento forse non solo merita, ma che anche la nostra Costituzione gli affida. E appunto questo rispetto all'efficienza, ripeto, nei limiti di un intervento che viene non da una giurista, da una costituzionalista. Mentre per quanto riguarda la rappresentanza, ecco, ho iniziato questo discorso parlando di quest'altro tema chiave della politica di oggi, che mi sembra essere la rappresentanza, e il grande desiderio che da candidata ho sentito nelle persone, desiderio di essere fortemente rappresentate politicamente. Quindi su questo fronte ovviamente c'è la questione spinosa, c'è della legge elettorale, quindi di cui insomma è stato finora ampiamente trattato. È innegabile che alla luce di questo referendum, che con il sì ha visto la riduzione del numero dei parlamentari, il volto del nostro Parlamento per ovvi motivi cambierà, e quindi si pone la necessità di colmare questo vuoto, di come questo vuoto debba essere colmato. Mi sembra che nell'elaborazione di queste risposte non si possa però non tenere conto di questa ritrovata voglia di partecipazione, quindi di questo ritorno alla voglia, di questa ritrovata voglia di scegliere, che i cittadini, che gli elettori hanno manifestato. E quindi da ex candidata, qualunque sia, ecco, la legge elettorale che sarà, io ecco, mi auguro che segni il ritorno alle preferenze e all'abbandono dei listini bloccati. In questo senso c'è anche un appello firmato dal professor Kelly e da altri costituzionalisti. Ora, al di là appunto di questi dei tecnicismi, no, relativi alla discussione se l'unico modo di superare le liste bloccate siano o meno le preferenze, o appunto se abbinare al proporzionale i collegi uninominali e tutto quello che è stato ampiamente detto finora, personalmente io ritengo che le liste bloccate rendano frustrante la voglia di partecipazione politica, perché rispondono a una dinamica opposta, contraria, opposta, quasi di antipolitica, a una dinamica del non sono io a scegliere, qualcun altro che sceglie per me. E quindi in qualche modo credo desostanzializzino la rappresentanza. Mentre la possibilità degli elettori di scegliere gli eletti in qualche modo esalta, incentiva il desiderio di esserci degli elettori, quindi di contare, di contarsi, e in qualche modo credo che restituisca un po' appunto il volto e la forma al concetto stesso di rappresentanza.
Insomma, voglio chiudere dicendo che credo che questa possibilità, forse non da ultimo, possa contribuire anche a portare nelle aule dovrebbero essere espressione della volontà popolare, insomma, rappresentanti magari anche migliori. Grazie. Grazie allora alla dottoressa Irene Micali. Non so se è presente, è collegato Edoardo Caterina e se vuole intervenire. Se non lo fosse, io riterrei che possa intervenire a questo punto Aldo Spini, ecco, in modo da dare un riassunto di quello che ci siamo detti finora. No, Edoardo l'avevo intravisto ed è un esperto del sistema tedesco. Spero che magari vorrà poi intervenire dopo. Io concordo con l'impostazione generale che poi viene da Sartori, cioè che non esiste un'antinomia fra un sistema proporzionale perfetto e un maggioritario da condannare o viceversa un maggioritario perfetto e un proporzionale da condannare. Esistono dei buoni sistemi proporzionali, esistono dei buoni sistemi maggioritari. Il disastro che è avvenuto in Italia è quando le si è combinati male. E qui devo ricordare la battuta che fece ai miei danni Luciano Violante, forse per fare un sorriso a questo punto. Facevo un intervento alla Camera dicendo che questi sistemi erano talmente incomprensibili che per poterli nominare si usava il nome del proponente opportunamente latinizzato, Mattarellum, Bassaninellum, Tatarellum, eccetera, eccetera. E Violante mi interruppe dicendo: fortuna che non è mai toccato a lei, onorevole Spini, se no avremmo avuto lo Spinellum. E credo che questo sia in qualche modo forse una battuta riassuntiva di questo misto così particolare che abbiamo fatto. Certo, se uno chiede a me un parere, diciamo così, pregiudiziale, anch'io sono favorevole al doppio turno alla francese, in un sistema in cui non ci sono solo due partiti, e quello italiano non è un sistema bipartitico. Il doppio turno alla francese è l'unico modo di fare delle alleanze che siano avvertite dall'elettorato, e vado anche al di là, io per avere il doppio turno alla francese avrei anche accettato il semipresidenzialismo alla francese, e quindi presentai alla Camera i due progetti di legge concatenati e li ho anche votati in commissione bicamerale D'Alema. La cosa divertente fu che, avendo votato contro quello che era allora il PDS, fui convocato dalle assemblee delle sezioni del mio collegio per chiedere ragione di questo voto. Solo che, e quindi per mettermi, diciamo, alle corde, solo che nel frattempo era poi avvenuto il famoso accordo della crostata, in cui sembrava che il doppio turno alla francese sarebbe stato accettato, per cui invece che trattarmi male in quella riunione mi fecero i rallegramenti. Anche questa è una cosa forse divertente che può essere raccontata. Ma andiamo al sodo di oggi. Io sono molto preoccupato del disegno di legge Brescia che abolisce il rapporto diretto fra eletti e elettori. È vero che i collegi sono più ristretti, è vero che le liste sono più ristrette, però sostanzialmente si torna a portare il potere nelle mani delle segreterie dei partiti. Credo che questo sia molto pericoloso. Potrei anche esercitarmi nel fare la storia del Partito Democratico, in cui abbiamo avuto parlamentari che, insomma, la democrazia deve anche vivere, che via via sono stati veltroniani per poi diventare bersaniani, per poi diventare renziani, per poi diventare magari qualche altra cosa dopo, perché questa era la condizione per poter continuare a svolgere il lavoro parlamentare. Faccio viceversa il mio personale esempio, messo in ordine alfabetico con tutte le buone intenzioni di mandarmi a casa da Craxi, riuscii a vincere e quindi poi avere un'autorevolezza. Ovviamente non da poter cambiare la linea del partito, ma un'autorevolezza nel rappresentare certe istanze nei confronti di chi mi aveva, diciamo, messo in quelle condizioni. Certamente però il sistema delle preferenze ha questo handicap di vedere la battaglia soprattutto all'interno della stessa lista, dello stesso partito. Ha questi elementi di democraticità, ma certamente acuisce la battaglia interna al partito.
Onestamente, il sistema in cui io mi sono trovato meglio, avendo avuto la fortuna di essere eletto in vari sistemi, è stato quello Mattarellum, in cui uno era eletto in un collegio e poteva cercare, se ne aveva voglia, di fare il deputato all'inglese, cioè il deputato realmente rappresentativo di una realtà, appunto, come diceva Dario Parrini, 120.000 elettori, che quindi era una realtà padroneggiabile. La volta in cui mi sono sentito più inutile è stato col Porcellum, dove la campagna elettorale la facevano soltanto i 2 o 3 capilista. Io ero al numero 7, quindi non potevo nemmeno gridare al pericolo di non essere eletto, quindi chiedere agli miei amici di darsi da fare perché impedire un'eventuale bocciatura. E cercavo uno spazio su qualche tema che magari altri non trattavano, che io potevo trattare, ma sostanzialmente ero un vagone di un treno che assolutamente non guidavo. Credo che effettivamente il Porcellum mi ha fatto un grande male alla democrazia italiana. Il demerito fu del centrodestra, però non dimentichiamoci che alcuni tratti del Porcellum furono anticipati dalla legge elettorale della Regione Toscana da una maggioranza di centrosinistra che in quel caso dialogava con l'onorevole Verdini, leader di Forza Italia. Credo che non ci sia bisogno anche qui di presentazione. Quindi il primo punto che io farei è un po' rovescerei il discorso di oggi. Se il disegno di legge Brescia ci porta a un'elezione bloccata, beh, veramente credo che sollevi dei forti dubbi e delle forti perplessità. Scartando il sistema maggioritario, io credo che il sistema proporzionale che meglio funziona, senza idealizzarlo naturalmente, sia quello tedesco. E allora io dico, se si vuole andare verso un proporzionale alla tedesca, va preso, come mi ricordo nel film Amici miei, quando Adolfo Celi e Gastone Moschin, mi sembra, discutano del divorzio, no? Del passaggio di una moglie da un coniuge all'altro, mi sembra che la battuta sia: chi prende Patrizia prende il blocco, cioè prende gli animali, tutto l'insieme della vicenda. Ecco, chi prende il tedesco, secondo me, deve prendere il blocco, cioè a dire la mozione di sfiducia costruttiva, perché altrimenti il Parlamento può essere anche ridotto negli effettivi, ma ci può essere davvero qualche parlamentare che ricatta la maggioranza se non c'è una mozione di sfiducia costruttiva. A mio parere anche l'elezione del primo ministro nel Parlamento non farebbe male, così come avviene con la Merkel. Non dimentichiamoci che è vero, mi direte, che il sistema tedesco ha la doppia scheda del sistema in parte di collegio, in parte proporzionale. Però il sistema tedesco, che vede ancora dei partiti abbastanza esistenti, malgrado tutto, obbliga per la parte proporzionale a fare le primarie, cioè obbliga i partiti, secondo, e anche la Corte Costituzionale, lo può dire Caterina, alle volte ha bocciato certi candidati che non erano stati effettivamente selezionati con delle primarie che avessero avuto quel minimo di democraticità. In altre parole, lo scossone di ridare veramente un rapporto fra cittadini e cittadini, anche un sistema come quello tedesco, a mio parere, lo può veramente portare. Ma secondo me questa idea dello scossone, cioè del ripristino di un rapporto fra eletti e elettori, mi sembra decisivo se si vuole riprendere in mano. Irene Micali diceva che nella regione toscana c'è stato effettivamente questo incremento di partecipazione. E questo è un capitale importante che non può essere e che potrebbe portare a quel rinvigorimento dei partiti, delle forze politiche, senza il quale è difficile far funzionare bene le cose. Lo dico anche alla luce delle vicende che stiamo attraversando in questi giorni. Certo che queste vicende sono un unicum, ma forse c'è un altro aspetto del sistema tedesco che potrebbero rendere d'attualità. Il rapporto fra Stato centrale e Regioni è un rapporto molto difficile in questo momento. È un rapporto di estrema difficoltà. E mi domando se, appunto, in questo caso forse il Senato come Camera delle Regioni non avrebbe aiutato a gestire una situazione così difficile. Ecco perché dico che se si abbraccia il proporzionale, se si abbraccia il sistema tedesco, possibilmente non si faccia il Brescianello, ma si faccia il sistema tedesco. Naturalmente ci può essere degli adattamenti al sistema italiano, ma credo che varrebbe la pena di provarci.
Molti criticano l'alternativa, cioè il sistema francese. Tra l'altro prendo atto che il professor Conti dice che il referendum non preclude l'idea di un maggioritario. Molti lo criticano, però bisogna anche dire che in Italia non è mai stato applicato e quindi forse i vecchi amatori del tema hanno diritto in qualche modo di mantenere la vecchia affezione, perché non è stato mai provato. A mio parere avrebbe evitato cose come una nascita precipitosa del Partito Democratico, avrebbe, o del partito, come si chiamava, quello che ha messo insieme Berlusconi rispetto a Fini e così via. Era il sistema giusto per un paese che aveva un sistema non bipartitico ma pluripartitico, ma che avrebbe portato a delle alleanze effettivamente diciamo realistiche e coerenti. Non voglio però finire senza una considerazione politica che è stata quella fatta. Questo è stato un governo che è stato fatto per evitare di andare alle elezioni. In quel momento particolare le elezioni avrebbero potuto dare un certo risultato, e quindi il suo sviluppo logico è poi una proporzionale che probabilmente frammenti il centrodestra, no? Che impedisca al centrodestra di avere quella unità che poteva portarlo, nell'ipotesi dello scorso agosto, alle elezioni anticipate e avere delle possibilità. E però, come cercavo di sottolineare, guai se questo ritorno al proporzionale, che certamente ha una valenza anche politica, fosse un semplice ritorno al vicolo corto, cioè a dire al proporzionale frammentato della Prima Repubblica. Penso che si ricomincerebbe da capo con la richiesta di un maggioritario a quel punto. E magari, perché no, anche delle elezioni, se fallisse, perché no, anche delle elezioni dirette di un Presidente della Repubblica, che so che, diciamo, in generale, nell'opinione pubblica di sinistra, l'Italia è vista con grandissima diffidenza. Allora, io mi auguro che adesso che questo disegno di legge Brescia è incardinato ci sia un dibattito, ci sia una discussione e si possa effettivamente vedere sia il problema del suo perfezionamento nella governabilità, sia il problema di un suo perfezionamento nella possibilità di reale di partecipazione delle cittadine e dei cittadini all'elezione dei propri rappresentanti. Credo che un dibattito come quello che abbiamo fatto stasera abbia anche il senso di accendere un po' i luci dell'attenzione e quindi di riuscire a portare anche istanze di questo genere all'interno della discussione parlamentare. Grazie. C'è qualcuno che è attualmente presente che desidera intervenire. Per farlo, io credo, non so esattamente come si fa, ma credo che possa collegare l'icona chat e segnalare la sua voglia di dire qualcosa. Altrimenti non so se si ritiene di poter fare un ulteriore sintetico giro da parte dei relatori, a partire dal professor Kelly, se ha piacere di precisare qualcosa. Prego, professore. Ma solo tre velocissime osservazioni. Come questo dibattito ha dimostrato, tutti i sistemi elettorali presentano delle tecnicalità molto complesse, ma le soluzioni che si devono dare sono squisitamente politiche. È la politica che deve usare la tecnica per applicarla alle condizioni del sistema politico su cui il sistema elettorale viene a operare. E allora, per quel che riguarda l'Italia, la valutazione politica di fondo è che il nostro sistema, per i primi 40-50 anni, ha avuto come connotazione fondamentale la disomogeneità, cioè la difficoltà o addirittura l'impossibilità di un'alternanza tra schieramenti diversi. Nei 30 anni successivi, quelli che stiamo vivendo, è venuta un'altra condizione di fondo ancora più grave del nostro sistema politico, che è la frammentazione. E perciò io ritengo che l'idea di fondo, qualunque sia il sistema politico, che il sistema elettorale che la politica voglia scegliere, il tema di fondo sia questo, del contenimento della frammentazione. In questa linea valuterei con favore lo sforzo che il progetto Brescia, come
ora ci illustrava il senatore Parrini, fa anche in questa direzione con l'uso della clausola di sbarramento. Il secondo problema è che io credo che in un sistema come quello italiano è impossibile, ma questo è già stato rilevato, usare sistemi proporzionali o maggioritari allo stato puro. Il problema della scelta di fondo è la correzione. Si vuole imboccare la strada del proporzionale, come oggi si fa, ma allora lavoriamo sulla correzione maggioritaria che inevitabilmente ci deve essere. Vogliamo imboccare la strada maggioritaria, come oggi si sta rifiutando, la correzione, come fece il Mattarella, non deve essere nel senso proporzionale. Perciò la misura di fondo, anche se non si vuol parlare di sistemi misti, è nell'entità della correzione della strada fondamentale che si vuole imboccare. Terza osservazione rapidissima. Fin da quando si è cominciato a discutere di riforme elettorali, io mi riferisco agli anni 90, quando poi nacque il Mattarellum, si teneva presente il richiamo a quattro sistemi: l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco. I primi due maggioritari, collegi uninominali, a un turno, a doppio turno. I secondi due proporzionali. Ecco, se noi vogliamo tenere conto ancora di questi binari che già sono stati percorsi, anche alla luce del successo che hanno avuto rispetto ai sistemi in cui sono stati applicati, io condivido la posizione di Waldo Spini, che forse il sistema tedesco è quello che più ci può aiutare. Ci può aiutare in particolare a rispondere all'esigenza che la Corte ha posto in termini molto fermi, cioè il fatto che il voto dell'elettore deve avere un peso diretto e l'elettore deve essere messo in condizione di fare una scelta diretta. Il sistema tedesco, attraverso la doppia scheda, attraverso il richiamo al collegio uninominale, consente questa soluzione. L'ultimissima indicazione è il valore dei sistemi elettorali. Ecco, qui ci sono delle raccomandazioni che andrebbero fatte. I sistemi elettorali non vanno cambiati alle vigilie delle elezioni. In Italia si è preso questo percorso, che è un percorso pericolosissimo, perciò la raccomandazione sarebbe: facciamo in fretta ancora in tempi lontani dalla scadenza elettorale, perché cambiare sistema elettorale alla vigilia del voto è veramente rischioso, pericoloso e contrario anche alle regole elementari della democrazia. L'altro elemento è che i sistemi elettorali sono una parte essenziale della Costituzione, in realtà sono un pezzo, sono quello che rendono vivo il meccanismo costituzionale. E allora l'altra raccomandazione che va tenuta presente, ma mi pare che si sta seguendo questa linea, è di cercare il massimo di consenso tra le forze politiche in quelle che sono le regole del gioco. Il gioco, per funzionare, deve essere accettato dai giocatori. Grazie. Grazie al professor Kelly. Non so se per seguire lo stesso ordine, cioè il professor Conti desidera aggiungere qualcosa. Ma io sono rimasto molto colpito da un paio di osservazioni del dibattito che mi hanno effettivamente fatto riflettere. La prima è quella del senatore Parrini. Mi è sembrato di capire dal suo intervento che se noi andassimo verso un sistema maggioritario, chi vince potrebbe cambiare la Costituzione. E se vincesse, aggiungo io, un qualche leader carismatico, potrebbe cambiare in termini significativi la Costituzione, portando il nostro modello verso quella che Zaccaria chiama una democrazia illiberale. E questo è obiettivamente un rischio che abbiamo davanti e che sicuramente ci porta a maneggiare questi temi con grande cura. Dall'altra parte, però, continuo ad essere abbastanza convinto che un sistema proporzionale, anche corretto con delle soglie di sbarramento elevate, anche corretto con liste bloccate relativamente corte, possa da una parte allontanare lo scettro dal principe, per continuare a utilizzare questa immagine di Pasquino, dall'altra parte rischiare un Parlamento incapace di decidere e quindi creare un'ulteriore disaffezione degli elettori rispetto al sistema politico ancora di più, e questo forse spingerebbe
ulteriormente verso quel rischio di democrazia illiberale che mi sembrava un po' sottinteso nell'intervento del senatore Parrini. A questo punto, dice il professor Kelly, il problema è la correzione. Se deve essere correzione, io lo vedo tecnicamente molto difficile, soprattutto al Senato, dove i seggi sono e restano 196, escludendo la circoscrizione estero, e quindi è abbastanza difficile riuscire ad immaginare delle correzioni. E quindi si pone quel ritorno al sistema che suggeriva il professor Kelly, il collegamento tra Costituzione e sistema elettorale. Ecco, a me sembra che mentre questo collegamento era molto chiaro in Assemblea Costituente, sia diventato sempre meno chiaro, e forse il rapporto tra sistema elettorale e forma di governo si è un po' invertito rispetto a quello che noi abbiamo sempre studiato. Noi abbiamo sempre studiato che il sistema elettorale è una conseguenza delle scelte intorno alla forma di governo. Mi sembra che da un po' di tempo invece il sistema elettorale sia uno dei formanti della forma di governo. Siccome non si capisce quale sia il modello di democrazia adatto a governare una società così complessa e frammentata, allora ci si affida alla ingegneria elettorale, magari comparata con qualche salto più o meno complesso. Io di conseguenza non so quale sia lo scenario migliore o lo scenario più ragionevole. Immagino che l'unico scenario possibile in questo momento sia la prosecuzione legge 29, che probabilmente è destinato a diventare legge elettorale. Questo credo che sia quello che accadrà. Credo però che sia uno scenario che non possiamo vivere con grande ottimismo. Grazie allora Gianluca Conti. Non so se il senatore Parrini desidera aggiungere qualche cosa. Sì, volentieri, anche perché l'avevo promesso, in quanto mi aspettavo che sarei stato sollecitato sul punto. Io credo che sarebbe bene non avere un sistema elettorale con liste bloccate. Penso che dobbiamo fare una riflessione molto approfondita sui limiti e le virtù di tutti i sistemi alternativi alle liste bloccate corte, senza idealizzarne nessuno e cominciando con l'elencare di ognuno i difetti. È il contributo che vorrei portare a questa parte della discussione. I pregi li do per noti. Preferenze, prima alternativa alle liste bloccate corte. In un paese di 60 milioni di abitanti che elegge 400 deputati e 200 senatori, a meno che non si voglia innescare un effetto flipper politicamente insostenibile, noi avremo arene competitive di 1 milione di abitanti alla Camera, in media, e arene competitive di circa 2 milioni di abitanti, in media, al Senato. Io sono stato il dirigente politico che da segretario del regionale, allora del PD, ha riportato le preferenze in Toscana nella elezione regionale, ma ricordo che nella trattativa all'interno del mio partito dissi: io mi faccio promotore del ritorno alle preferenze, che mi piacciono giusto, a una condizione: che non ci siano collegi più grandi di 300-400 mila abitanti, perché altrimenti le preferenze finiscono per essere pericolose. E infatti nella legge elettorale toscana prendemmo la saggissima decisione, lo dico anche col senno di poi, di spezzare in quattro il collegio della provincia di Firenze, che rappresenta 1 milione di abitanti, che come unica arena competitiva sarebbe stato più un pericolo che un'opportunità, e che invece opportunamente diviso tra città e tre collegi provinciali ci ha fatto fare le elezioni con le preferenze, prendendo il buono delle preferenze senza avere il cattivo delle preferenze.
A livello nazionale questo non si può fare. I miei dubbi sulle preferenze derivano dal fatto che sono un modo di superare le liste bloccate che inasprisce i conflitti interni ai partiti, rischia di scompaginare quel poco di cultura di partito che è rimasta e porta al massimo la competizione all'interno dei partiti nel momento della campagna elettorale. Hanno ovviamente anche poi il difetto di far lievitare i costi delle campagne elettorali in maniera notevole, proprio per la grandezza dell'arena competitiva da coprire, che è quella del collegio plurinominale di riferimento. Le virtù le do per note. È chiaro che le preferenze sono A, il modo migliore di difendersi di chi finisce oggetto di mire sterminatrici, lo dico tra virgolette e con col sorriso, però Valdo Spini ci racconta sempre l'esempio più calzante: se non ci fossero state le preferenze, la volontà del gruppo dirigente del suo partito di non farlo entrare in Parlamento, invece di essere frustrata non mi ricordo se era l'83 Valdo o l'87, oppure sia l'83 che l'87, sarebbe stata probabilmente realizzata. Questo è un vantaggio evidente delle preferenze. L'altro vantaggio è che consentono una forte vicinanza tra eletti e elettori, anche se c'è il problema di una fortissima diversità nell'utilizzo delle preferenze tra varie aree del paese, perché noi abbiamo le regioni del nord dove se ne danno pochissime, quelle del centro dove se ne danno un po' di più e quelle del sud dove se ne danno tantissime, e questo crea varie distorsioni che non ho ora il modo di esaminare. Altra alternativa alle liste bloccate è il sistema del Senato Prima Repubblica, cioè il sistema che abbiamo utilizzato fino al 92, il collegio uninominale proporzionale. Ha svantaggi noti, il fatto che ci possono essere collegi senza eletti, collegi con più di un eletto, il fatto che si possa avere la differenza tra uno che viene eletto e uno che non passa al secondo decimale, perché li sappiamo i difetti. Però io credo che abbia un vantaggio grande da sottolineare, e cioè quello di consentire che ci sia un collegamento fortissimo tra eletti e elettori, perché il candidato avrebbe come bacino di riferimento un collegio molto piccolo, che alla Camera sarebbe di 250.000 abitanti. In ogni territorio ciascun partito non ha conflitto interno nel momento della campagna elettorale, perché ciascun partito ha un solo candidato da sostenere. Questi vantaggi vanno messi a fronte degli svantaggi che prima ho ricordato, ma secondo me il saldo è positivo dalla parte dei vantaggi. C'è poi un altro sistema, lascio stare quelli misti, un po' preferenze, un po' bloccati, quelli non li considero. L'altro sistema è quello tedesco. Io sono d'accordo con ciò che ha detto Valdo, mi pare anche ha ricordato il professor Kelly. Penso che tecnicamente e politicamente l'importazione in blocco del sistema elettorale tedesco, concordo anche sull'opportunità di importare elementi istituzionali come la sfiducia costruttiva e l'elezione in assemblea del primo ministro, ma diciamo fanno parte di un ordine di interventi che non è oggetto della nostra discussione di oggi. L'importazione in blocco del sistema elettorale tedesco è possibile, e dopo aver studiato a lungo l'argomento e anche esaminato proposte di legge presentate negli anni 80 in Parlamento, quando sul sistema tedesco si concentrò un'attenzione di una parte importante del mondo politico, io credo si possa anche facilmente, diciamo,
rassicurare quella parte del mondo accademico e degli studiosi che avanza l'obiezione secondo la quale il modello tedesco non sarebbe importabile in blocco in un sistema che ha un numero fisso di componenti di Parlamento. In realtà si può fare, accettando che ci siano alcuni slittamenti, senz'altro però inferiori a quelli che ci sono già oggi con le leggi elettorali che abbiamo, e io trovo che un sistema che abbia una componente di collegi uninominali molto consistente, collegi uninominali maggioritari, e una componente di liste sì bloccate, ma con le regole tedesche che ricordava prima Spini, e penso che un'iniziativa sarebbe opportuno farla su come la legge tedesca ha regolato la democrazia nei partiti. Magari non dovunque fanno le primarie, però anche dove non fanno le primarie, la procedura di selezione da parte delle istanze territoriali dei partiti in Germania per poter essere conforme alla legge deve essere estremamente trasparente e garantista nei confronti dei diritti dei singoli iscritti. Ci sono votazioni a scrutinio segreto, assemblee che non possono essere in alcun modo eluse, e addirittura se il vertice nazionale del partito contraddice una decisione dei livelli più bassi, il livello più basso può riconvocarsi e superare l'indicazione nazionale confermando il proprio orientamento, un po' come può fare il Parlamento in caso di rinvio di una legge da parte del Presidente della Repubblica. Quindi è evidente che la cosa molto opportuna sarebbe prendere tutto il sistema delle elezioni in Germania. Condivido anche la riflessione che veniva fatta sull'opportunità di non approvare la legge elettorale a ridosso delle elezioni, perché un'approvazione a ridosso delle elezioni è fortemente inquinata da calcoli di convenienza che ci sono sempre, ma che alla vigilia del voto diventano inarrestabili. E condivido anche l'appello del professor Kelly a ricercare un consenso ampio per la definizione delle regole del gioco, che per definizione è bene che non siano approvate dalla sola maggioranza. Volevo dire al professor Conti, anche se poi c'è stato un momento di interruzione del collegamento, colpa mia, e non ho compreso, non ho potuto sentire fino in fondo la sua frase, che la mia preoccupazione per il sistema maggioritario puro come destabilizzante nei confronti del nostro sistema che consente riforme costituzionali con la maggioranza assoluta nelle due Camere nell'ultima lettura è limitata al sistema francese, che è l'unico, devo dire, che in Europa ha portato a casi come quelli che ricordavo di maggioranze uscite dal voto con percentuali largamente superiori al 66% dei seggi. E ovviamente non è la mia una sfiducia a tout court nel maggioritario, perché esistono appunto sistemi maggioritari che predelimitano la maggioranza pur assicurandola, che secondo me prendono il buono del maggioritario senza creare questo rischio. Devo però dire, lo potrà confermare il professor Kelly, che un dibattito sulla necessità di modificare i quorum previsti dall'articolo 138 nel momento in cui si passò al sistema maggioritario in Italia nacque già negli anni 90 con l'introduzione della legge Mattarella, perché qualcuno fece correttamente notare che forse quel sistema di quorum, sia per l'approvazione parlamentare sia per poter evitare il referendum, andava bene in un sistema proporzionale, andava meno bene in un sistema maggioritario, ma non si riuscì mai a metterci le mani. Infine vorrei, da antico sostenitore della legge Mattarella, fare due osservazioni. Uno, era una legge con tante virtù che vengono giustamente cantate, che ovviamente col passare del tempo da quando il sistema è stato utilizzato vede anche diciamo queste lodi non tener conto di alcune cose, però non si può dire che non fosse un sistema in cui le segreterie dei partiti contavano molto, perché come sapete
il sistema della legge Mattarella aveva 475 collegi uninominali, quasi due terzi dei quali, considerando il dominio del centrodestra al nord, il dominio del centrosinistra al centro, erano al risultato scontato prima delle elezioni. E gli elettori non contavano in quei collegi granché, tant'è, insomma, non, i nostri esempi li conosciamo tutti. Noi nei collegi sicuri toscani, dove avrebbe vinto chiunque, abbiamo eletto tutto tranne che personalità toscane. Quindi molte virtù aveva il Mattarellum, ma era il sistema che ci faceva eleggere Rizzo e Di Pietro nel Mugello, Villetti nella Piana, che la Tosca, eccetera, 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 che la Toscana poco la conoscevano, e ho fatto i nomi che ricordiamo tutti noi, ne avrei potuti fare altri. Seconda cosa, noi attenzione a fare l'equivalenza tra ritorno al proporzionale e prima repubblica, perché io penso che la cosa decisiva sia la soglia di sbarramento, e credo che se nella prima repubblica noi avessimo avuto, invece che un sistema proporzionale sostanzialmente senza alcuna soglia, se non quella dei 300.000 voti e del quorum e del quoziente intero, che come sapete erano i due sbarramenti messi dal legislatore, ma erano sbarramenti di lieve entità, che colpirono una volta micidialmente il PSIUP, ma poi non hanno più colpito micidialmente nessuno. Quel sistema lì lasciava entrare in Parlamento con 10 seggi chi prendeva lo 0,9%. Non si può dire che il proporzionale di per sé crei frammentazione. Lo crea un proporzionale senza soglia o con una soglia troppo bassa, ma un proporzionale con una soglia alta è probabilmente il sistema che di frammentazione ne crea meno, certamente meno di qualsiasi sistema elettorale a un turno. Però venendo al nocciolo e chiudo. Che della questione che ha ben fotografato Spini, io sono per dire superiamo le liste bloccate, però non facciamo precipitosamente un'equivalenza che superare le liste bloccate uguale preferenze, perché la mia impressione è che le preferenze non siano il modo migliore di superare le liste bloccate. Se mi chiedete un ordine di preferenza personale, io dico che il miglior modo di superare le liste bloccate è il sistema tedesco. Dopo viene il sistema Senato 48-92 e solo al terzo posto le preferenze. Questa è la mia opinione personale. Poi il destino sarà così cinico che da Presidente di Commissione, dopo queste mie parole, sicuramente dovrò preparare un disegno di legge con le preferenze. Bene, ora salvo che Irene Michali non desideri intervenire ulteriormente. Ma sì, soltanto così molto, molto rapidamente. Credo che quello che sto ascoltando questi ulteriori interventi, sicuramente è importante che i partiti non costruiscano, no, le leggi elettorali a seconda delle circostanze, delle convenienze del momento. Quindi io ecco, ribadisco una necessità di elaborare una legge elettorale che serva a garantire l'espressione della volontà popolare. Ora, come il modo, le forme tecniche, bisogna trovarle. Quindi, ecco, ho ascoltato con molto interesse le soluzioni del senatore Parrini. Ribadisco l'importanza nella scelta di strumenti che in grado di dare una risposta a questa voglia degli elettori di essere rappresentati. Quindi solo questo. Perfetto. Allora, un ultimo intervento è quello di Andrea Puccetti, a cui darei la parola prima di passare poi alle conclusioni di Vado Spini. Ecco, Andrea, se puoi. Ah sì, scusami Paolo. No, grazie, intanto la discussione è molto interessante. Anch'io ho realizzato durante questo diciamo, dibattito che tendiamo tutti a idealizzare un sistema elettorale e poi naturalmente ci si deve scontrare con la realtà politica. Mi sembra l'abbia detto bene
senatore Parrini, il quale appunto deve ogni giorno verificarla questa realtà politica. Però ecco, io prendendo in toto il sistema elettorale tedesco, che mi sembra a questo punto, al di là delle preferenze di ognuno, quello che forse ha la possibilità di essere concretamente fatto, rilancerei l'importanza di un dibattito anche sul finanziamento dei partiti, è stato detto, perché comunque in Germania i partiti sono forti, sono finanziati, sono presenti nella società. Questo avviene anche in Francia, avviene anche in Francia. In Germania, se non mi sbaglio, per ogni voto, ogni partito fino a 3-4 milioni di voti ha diritto a un compenso, diciamo, elettorale di 80 centesimi, 90 centesimi di euro, a un compenso anche per i voti nei parlamentini dei Länder, nelle elezioni europee e anche nel Bundestag. Quindi ecco, in questa scheda elettorale tedesca, dove nella parte sinistra abbiamo diciamo la parte uninominale, in cui si enfatizza e si realizza questa importanza del collegio e del contatto con i corpi intermedi dell'elettore, che a me piace tanto, mi sembra di averlo percepito anche in altri interventi, quelli del presidente Spini. Dall'altra parte della scheda, nella parte destra, c'è l'importanza delle segreterie nazionali dei partiti, che non è una cosa negativa, semplicemente si realizza perché lì i partiti sono ancora qualcosa che esiste, cosa che mi sembra di poter dire invece non sia in Italia, dove i nostri partiti sono entrati in crisi, e probabilmente proprio perché si è inseguito, diciamo, una retorica di impoverimento, comunque di definanziamento della politica, che poi ha innescato un circolo poco virtuoso, partiti leggeri, un'enfatizzazione dei leader, e questo, ecco, diciamo, che porta, a mio avviso, non solo delle distorsioni nella rappresentatività, ma anche nella maggioranza. Allora si arriva forse, e concludo, anche a delle considerazioni poi sull'altro sistema, che è quello maggioritario, che in questo momento diventano estremamente pericolosi, quelle derive maggioritarie, proprio in presenza di questo populismo, che però è figlio di questi errori. Ecco, io volevo offrire al dibattito, ecco, l'importanza dell'articolo 49 e della... quantomeno un dibattito si apra nel medio periodo, se non si può fare nella contingenza. Ha detto bene il professor Kelly che non si può cambiare una legge elettorale, non si dovrebbe nell'imminenza di elezioni elettorali, però perlomeno non lo si può fare adesso, perché dobbiamo farlo. Però ecco, almeno il dibattito sull'articolo 49, sulla ricreazione dei partiti politici, secondo me, e ancora una volta Valdo Spini credo sia un vecchio precursore di questa importante necessità, debba essere intavolato. Grazie. Grazie a Andrea Fuccetti, e a questo punto credo che Valdo Spini potrà trarre le conclusioni di questo incontro. Nessuna conclusione. Quattro rilievi. Il primo, ha assolutamente ragione il professor Kelly, le riforme non vanno fatte alla vigilia del voto. Tra l'altro possiamo anche ricordare che spesso le aspettative di chi fa certe riforme pensando a certi risultati sono a volte andate deluse. Non credo, per esempio, che l'onorevole Mattarella e il gruppo dirigente allora del Partito Popolare si immaginasse che la sua legge avrebbe fatto vincere Berlusconi. Probabilmente non se lo immaginava. E qui io devo fare un minimo di interesse privato in atti d'ufficio. Il nostro ultimo quaderno del Circo de Rosselli è dedicato a Paolo Barile, che era il ministro dei rapporti col Parlamento del governo Ciampi durante l'elaborazione del Mattarellum. E Barile ci provò a fare il sistema a doppio turno alla francese. E se questo sistema fosse stato introdotto, probabilmente le elezioni del 1994 avrebbero dato un altro risultato. Ma tutti pensavano diversamente, e quindi siamo andati, no? Con la carovana, come è stato detto da Dario Parrini, siamo dati quindi al risultato. Quindi giustissimo non farlo agli sgoccioli, e attenzione poi all'eterogenesi dei fini, cioè che poi questi mutamenti vengano fatti ma i risultati poi non corrispondono alle attese. Sicuramente un Mattarellum a doppio turno, tra l'altro, avrebbe evitato anche quegli inconvenienti. Naturalmente io devo, come al solito, sottolineare un'eccezione. Io ero candidato nel collegio in cui ero nato, avevo fatto fino al liceo, tranne l'università che era poco accanto, diciamo così. Però è vero che c'era un forte potere allora delle segreterie dei partiti. Se avessimo fatto il doppio turno allora,
probabilmente la storia d'Italia sarebbe stata assolutamente diversa. Ma veniamo al nocciolo del problema che è stato proposto, cioè la scelta degli elettori. Io sono assolutamente d'accordo nell'analisi di tutti i pericoli del problema del sistema delle preferenze. Ho aggiunto questa grande conflittualità interna ai partiti. Ricordo che quando si sapeva che a occhio croce un partito avrebbe preso due seggi, il grande problema era di essere fra quei due, non di lottare contro gli altri partiti o di affrontare, diciamo così, lo scontro programmatico e teorico con gli altri partiti. Il vero punto, il vero nocciolo è questo che dobbiamo. Se l'alternativa diventa secca fra sistema bloccato e preferenze, fermo restando che ha ragione Dario Parrini, c'è tutta un'altra panoplia di strumenti che sarebbero migliori di ambedue. Ma se al dunque si arriva a questa scelta, o bloccata o preferenze, personalmente sono ancora per le preferenze, malgrado tutto, perché credo che questo sistema di liste bloccate abbia veramente depauperato e messo in crisi i partiti. Ecco, questo è veramente il punto su cui riflettere. Benissimo il sistema Senato regionali che è stato invocato da Dario o altri sistemi, ma se poi si arriva al dunque, cosa si sceglie? Io credo che, malgrado tutto, meglio a questo punto scegliere le preferenze, anche se ho detto che tutto corrisponderebbe a dire che un sistema uninominale fatto in un certo modo potrebbe sicuramente essere migliore. Ultimissimo punto riguarda a che punto è la mutazione del Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è stato al centro di dell'iniziativa della riduzione del numero dei parlamentari. Io per altri motivi mi sto studiando, per esempio, in questo periodo le posizioni che prese Nil Deiotti, presidente della Camera. Lei, accidenti se non andava sulla riduzione dei parlamentari, diceva la metà o almeno un terzo, ma addirittura la metà, diceva. Però lo diceva in tutt'altra accezione, in tutt'altro spirito di quello che è stato poi portato avanti come una specie di dire mantenendo un sacco di mangiapane a UFO, vediamo se sforbiciamo, vediamo se spendiamo meno, vediamo se riusciamo a diminuire il numero. Credo che le vicende e poi la situazione di governo abbiano provocato anche un mutamento all'interno del Movimento 5 Stelle. Bisogna vedere se questo mutamento può arrivare al punto di riuscire davvero a fare un riassetto del sistema politico-partitico e quindi a reintrodurre, per esempio, il tema dell'articolo 49, che sarebbe un tema di grandissima forza e di grandissima... Non so, questo sicuramente Parrini ha il polso assolutamente meglio di me. O seppure anche nel Movimento 5 Stelle alla fine prevale l'idea che la lista bloccata serve anche a loro, perché hanno un tale problema di padroneggiamento del loro gruppo dirigente interno che i loro dirigenti preferiscono alla fine la lista bloccata e lasciano le cose come stanno. Certo, in un sistema tedesco importato in Italia, una scelta di candidati attraverso le piattaforme alla Rousseau non potrebbe avvenire, cioè candidati scelti da poca gente, non potrebbe avvenire. Ma il vero punto è questo, ed è anche un punto di leadership, con questo concludo, ma mi approfitto di questo fatto di avere quest'ultimo intervento. Quando io vedo sul MES il Partito Democratico dire ma perché non sarebbe il caso di avere un'operazione di sinistra, cioè fare davvero un sistema sanitario in Italia che sia articolato nel territorio, e quegli altri che dicono non se ne parla nemmeno. Ecco, mi domando se un rinvigorimento della piattaforma politica, programmatica e perché no anche sul tema del rapporto cittadini-elettori che vedesse il Partito Democratico protagonista non potrebbe portare anche altri partiti poi a non chiudersi ma a dover seguire bon gré mal gré sulla strada di questo rinvigorimento delle istituzioni. Quindi sarebbe molto importante, pandemia permettendo, ma insomma le elezioni regionali toscane lo ricordavano, è stato permesso, pandemia permettendo, sarebbe molto importante che questo dibattito che si apre ora fosse aperto, partecipato, fosse forse anche l'occasione di un rilancio, lasciatemi fare questo auspicio, anche dei partiti che vogliono rilanciarsi, che vogliono
che vogliono riorganizzarsi. Credo che questo potrebbe essere anche un tema politico da sottoporre, cioè ci sarà a un certo punto un accordo, un bilancino tra le varie forze politiche, le loro esigenze, e qui c'è il punto su cui termino davvero. Tenete duro sullo sbarramento, perché un'altra delle ricorrenze italiane è stato che si è parlato di sbarramenti e poi via via, 5% e poi via via si sono abbassati. Perché se si torna davvero a un sistema vicino a quello della Prima Repubblica, veramente la situazione è rischiosa e può davvero diventare poi in generale pericolo di involuzioni antidemocratiche per reazione. Tenete duro su questo punto, perché altrimenti non si capisce che cosa distinguerebbe appunto quello che si sta per fare Prima Repubblica. Certo, capisco che ci saranno dei partiti che diranno o così o non si fa. E però forse se si è creato nel paese un grosso dibattito si può anche reggere. Ecco allora che riconvocheremo anche il senatore Parrini in altre occasioni, ma soprattutto come Fondazione Circolo Rosselli l'argomento non lo molleremo. Grazie veramente a tutti. Grazie a tutti e grazie alla partecipazione e ai relatori che ci hanno potuto illustrare così bene questo tema così complesso e difficile. Grazie e buona grazie a tutti, grazie davvero. Ciao Dario, buon lavoro. Grazie, grazie a te. Ciao.